Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar, Mystery Unboxing oggi, nel senso che Marco ha fatto questo acquisto, non ne so nulla, me l'ha dato da unboxare, giusto? Ficcata in mano. Me l'ha data così in mano, vediamo che è stato comprato su Graffiti Shop, è l'unica cosa che vedo. Penso sia una scarpa, confermi che è una scarpa? Meno quello, partiamo da qualcosa di sicuro. Andiamo ad aprirlo e vediamo la mia reazione, che non ho la minima idea di cosa sia. C'è qualcosa in più della scarpa, perché sarà qualche gadget, non lo so. Andiamo a vedere. Graffiti Shop, sito affidabilissimo ragazzi, per cui se ce lo chiedete spesso, a volte affidabile, comprate pure. Ha comprato Marco, ho comprato anch'io, per cui andiamo a fare questo unboxing, vediamo cos'è. Partiamo dal dire che è una sneakers, come detto. È una sneakers. Una sneakers. Allora, amo quando mettono dentro degli adesivi. Bello, bello, bello. Complimenti, grazie. Grande. Proprio tanti adesivi. Ancora anche un promo code per risparmiare 10%. Ecco, il Graffiti Shop vi mette dentro anche sempre un goleador. Questa la lanciamo a Marco che se la mangia. Un altro adesivo, tantissimi adesivi, complimenti, mettete dentro tanti adesivi. Potevate mettere due goleador però, no scherzo, bellissimo, apprezzato. Una Karu, so non tantissimo di questo brand ragazzi, so che Karu è un marchio finlandese, se non sbaglio, infatti, the Finnish sportswear. So che nasce come scarpa da running e so che appunto Karu in finlandese vuol dire bear, perché io parlo finlandese. Non parlo finlandese, però so che vuol dire orso, infatti il simbolo è quello dell'orso, che in Finlandia penso abbondi. Il modello si chiama Karu Synchron. Lunar Rock Ocean Depths è la colorway. Bello che vi mettono anche l'immaginetta, mi piace. L'hai presa nel tuo numero, ottimo. E niente, andiamo a vedere questa sneakers, questa unboxing. Non conosco il modello, giusto conosco la colorway perché l'ho vista qui. Conosco il brand solo di fama. Andiamo a vederlo. Perché Marco, tu ci puoi dire che questo brand è in espansione? Tu che controlli... Espansione. Marco controlla tutti i trend, tutti i brand, tutti i marchi anche un po' più sconosciuti e ci porta, perché lui porta l'hype dove l'hype non c'è, giusto? Esatto. Adesso salirà tantissimo l'hype attorno alle Karu, è in espansione questo brand, Marco conferma, mi raccomando, via con l'unboxing. Yeah, what you know about a kid who get a super duper baby, yeah. Got a mama named Leslie, yeah. Super hot skinny jeans with a tank tee, what's the rush girl, need to get comfy, I like your Ray-Bans off. Got some nice blue eyes that you need to show off. I've been on for a while now, develop a style now. Sunshine and bright, so it's bringing a vibe. Bam ragazzi, le cazzi, è un botto della madonna ste caro. Ci hanno fatto proprio scatola resistente. Piccola informazione sul brand, un aggiornamento da parte di Marco e da parte dell'interno della scatola che ce lo dice, è nato nel 1916, quindi ha una grande storia, una grande tradizione, nulla da dire. Nasce come scarpa da running. 103 anni quest'anno. Bene, una la lanciamo a Marco così se la guarda. È molto bella. Materiale della Madonna. Buon profumo. Ottimo, via. Allora, come silhouette siamo nel territorio, a me ricorda vagamente un po' Asics, le Gel Light 3, le Gel Light 5, un po' qualche Saucony, cosa dici? Esatto. Particolare questo laccio che viene fin qui davanti. Particolare, bello quello. Figo. Allora, top materiali fighissimi. C'è questo suede, è un'incosa... Sì, è uno suede. Molto morbido e di ottima qualità. Grigio, qui lo abbiamo color salmone, tipico della Finlandia. Salmone, la scritta Karu in blu cucita. Abbiamo questa M, credo che sia una M, presumo che sia una M. Confermi? Una graffiata d'orso. Non so, una graffiata d'orso. Questa è in pelle color verde acqua, diciamo. Ancora qua dietro la scritta Karu
air cushion qua dietro, guardate l'interno, molto semplice ma dei colori molto belli, molto fighi. Questa parte qua dentro è un po', a parte essere molto imbottita, però è un po' fatta a costine, tipo, si può dire? Sì, credo di sì. È molto molto imbottita sia la parte qua interna della caviglia che la linguetta, è molto molto imbottita, si vede? Sì, imbottitura, esatto. Qua sopra c'è la scritta Caro col logo e la scritta, insomma c'è un papiro, diciamo. Vuoi leggercela, Marco? No? Non so se è uguale. Presumo di sì. The needs of athletes, biomechanical and orthopedic, vabbè, tutta una roba lunga che spiega un po' della Caro. Abbiamo questi lacci bianchi e blu, leggermente zigrinati, con questo laccio molto particolare che si attacca qua sulla toe box. La parte qua è in mesh, un po' per la traspirazione, la soletta molto morbida, la midsole, la vedete, bianca, dritta per dritta, con un po' di rialzo qua dietro, e questa parte qua un po' la cavigliera, con la scritta Caro in plastica, così plastica. Outsole gum, che a me piace molto, le outsole gum, mi gustano, bella, con un buon grip devo dire, e qua penso che si trovi la tecnologia definita la air cushion della Caro, che è loro air, diciamo, rivisto, interpretato, sicuramente sarà comodo. Adesso la proviamo e vediamo come calza. Veramente un buon profumo, Marco, le hanno usate? Sono di Finlandia. Sono di Finlandia. Sono di foresta. Bello. No, molto fighe, nulla da dire, è una scarpa realizzata molto bene, non vedo imperfezioni, materiali ottimi, price point 104, io l'ho pagate 70, scontate? Se non sbaglio 140. 140 scontate a 70, ecco, 70 consigliatissime perché è veramente un'ottima scarpa. La stai provando, l'altra parte l'hai anche indossata un attimino questa, e mi dici com'è la calzata? Giusto, giusto. Io ho un 8, 41. Tu hai un 41 e questo è un 41 e mezzo, che va bene, però tu hai un 8 US, questo è un 8 US. Quindi se guardate il numero US andate sulla vostra taglia o mezzo numero in più, se guardate il numero europeo andate almeno mezzo numero in più, sì. Sono un po' strettine queste, sì. Anche perché credo sia molto imbottita, quindi un po' ti toglie l'imbottitura, eh? Comunque, numero te lo compensa. Consigliatissima. Se vi piace il look, se volete una buona alternativa a delle Saucony, a delle Asics, Caro, nuovo brand consigliato da Marco, cioè nuovo, c'è più di 100 anni, però sicuramente portato un po' a mia conoscenza da Marco, perché io ero un po' ignorante in materia, sapevo poco, sapevo cosa vuol dire Caro, sapevo il simbolo, sapevo che era finlandese e nient'altro. Ottima scarpa, la butti su, ci dici come calza, fai un fit review. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Fateci sapere cosa ne pensate di questa Caro. Se conoscevate il brand e ne sapevate più di me, penso di sì, perché ne sapevo veramente poco. Qui sotto nei commenti. E alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Had a show last night, it was so fun. Wake up on the ocean, need to send a tweet out. Sleeping on a futon, need to stretch my back out. Shout out to people in the bay. Never got the okay to be what I want, and I'm keeping it sunny with rain falls. Ray Charles, I was blind to the fact that every word you say makes an impact. Breathe, living with ease, getting so wavy and feeling the breeze. Looking really cute when she upset. Had a nice combo by the sunset.